Ci provo, vi faccio vedere come realizzare lo schienalino. Semplicissimo, economico. Allora, per realizzare questo schienalino abbiamo bisogno di due pezzi di camera d'aria, che eccoli qua. Camera d'aria da biciclette, pettucce da 2 cm, 2,5 cm, lunghe 1,20 m, 1,5 m. Poi abbiamo bisogno del sagolino, di un galleggiante da rete, ma va benissimo anche un sughero. Partiamo col galleggiante da rete. E poi due piombi, in questo caso sono due piombi da 2 kg l'uno, per uno schienalino da 4 kg. E due attacchi di sicurezza, tipo quelli degli zaini. Le misure le scegliete voi, per quelli dallo schienalino da 2 kg vanno benissimo. Questi aggancetti molto più piccoli, per 4 kg, se sono un po' più grandi è meglio. Io ho trovato questi due, vanno benissimo questi due lì per realizzare quello che ho bisogno io. Poi abbiamo bisogno di un accendino, delle forbici. Partiamo con il sughero. Facciamo subito un bel nodo in fondo al sughero in modo che non scorra. Così abbiamo assicurato il sughero. Il sughero ci servirà per metterlo poi sotto la cintura elastica in modo che non si muova. Tagliamo un pezzo di un 30 centimetri, lusciamolo, e lusciamo anche di qua. A posto. Prendiamo il sughero e lo mettiamo qua. Poi prendiamo il sagolino, lo bruciamo. E lo passiamo all'interno dei piombi. Facciamo in modo che i piombi stiano a una distanza di circa 5-6 cm l'uno dall'altro, perché la colonna vertebrale poi starà all'interno di questo spazio. Si dovrebbe posizionare all'interno di questo spazio. Un piombo unico è sconsigliato, mettiamo che la spina dorsale sia questa qua, è sconsigliato tenerlo qui perché se andate una volta ogni tanto può anche andare bene, ma se andate spesso provoca dei problemi nella zona dove si va a posizionare lo schienalino. Ecco perché io preferisco metterlo in questa posizione qui. Questa posizione ci garantisce di tenere lo schienalino sempre lontano dalle vertebre e non ci dà nessun tipo di fastidio. Incominciamo col posizionare il filo, facciamo in questo modo qui, che ci avanzi il filo poi per finirlo laggiù. Fermiamo questo e fermiamolo così. Poi passiamo da quest'altra parte. Sempre come vi ho detto, quei 6-7 centimetri 1-1-2. Poi in questo caso passiamo di qua e lo fermiamo così. E poi andiamo a fermarlo un'altra volta qua. Le misure devono essere sempre le stesse, più o meno, per non avere poi modo che si allenti il tutto. Una volta che poi abbiamo fissato col sagolino la prima passata del sagolino, perché io consiglio sempre di farne una seconda per bloccare il tutto, una volta che l'abbiamo fermato, ecco fatto. Fermiamo, tagliamo il sagolino in eccesso, che poi andrà ripreso un'altra volta per fare la seconda passata. Con calma lo farete voi quando vi pare a voi, se ritenete il caso. Abbiamo realizzato questo. Ora partiamo con
Il galleggiante va fermato più o meno in questa distanza qui, che poi lui farà in modo che rimanga sempre alla stessa distanza in cintura e non te lo fa scorrere sul collo. Noi partiamo con questo. Poi per regolare il galleggiante, se è troppo lungo o troppo corto, abbiamo vari sistemi, poi ve lo spiegherò. Una volta che abbiamo realizzato questa imbragatura dei piombi, passiamo alle fettucce. Queste qui sono le fettucce. Partiamo subito liberando i due ganci di sicurezza e tutte e due le parti identiche, che sia quella sopra, il maschio o la femmina, decidiamo e partiamo con questo sistema qua. Facciamo un nodo. Un nodo semplice qui. Non tanto stretto perché andremo a stringere poi il tutto. Prima fettuccia, eccola qua, la mettiamo così. Seconda fettuccia, la mettiamo così. Stesso nodo, semplice, non stringo tanto. E la mettiamo di qua. Ora, a questo punto non ci resta che passarlo all'interno dei piombi. In questo caso, ora abbiamo un piombo messo in questa posizione qui. Lo passiamo così. Lasciamo circa 25 centimetri, che ci servirà. Questa parte qui sarà quella che passerà sopra la spalla e facciamo un nodo. Poi passiamo l'altra fettuccia sotto. Qua e facciamo un nodo anche di qua, così abbiamo bloccato le fettucce sul piombo. Finire mettiamo il pezzo mancante, in questo caso è la femmina. La inseriamo, la femmina, come abbiamo fatto col maschio, ci regoliamo noi più o meno alla distanza che pensiamo che possa andare bene, i soliti 25 cm circa sopra, e chiudiamo con un nodo semplice, senza avere forzature, perché così siamo in grado poi di allentarlo. In questo caso abbiamo messo le prime due fettucce, una qui e una qui. Facciamo la stessa operazione da quest'altra parte, uguale. Passiamo prima la fettuccia, arriva il maschio, vediamo i soliti 25 cm e riproviamo con questo qui. Facciamo un nodo qui, controlliamo che vada bene, ci siamo. Passiamo la fettuccia sempre all'interno del piombo. Facciamo il solito nodo qui. Passiamo fatto. E poi mettiamo la femmina in fondo. Controlliamo che l'altezza sia la stessa, identica. Ci siamo, facciamo un bel nodo anche di qua. Adesso praticamente abbiamo finito il nostro schienarino. Una volta che lo vogliamo indossare, naturalmente ora poi lo schienarino verrà mimetizzato. Io consiglio di mettere un pezzo di neoprene se abbiamo la possibilità, se no la parte, quella che sta sotto, di mettere un pezzetto di tappetino da palestra, quello che troviamo, non so, da Decathlon, da altri posti, che costa poco, tipo 3 euro, così. Mettiamo soltanto il tappetino qui e poi prendiamo del nastro isolante del colore che ci piace più a noi, marrone, verde, il colore che vi piace, e nastrate tutto in modo che rimanga tutto fermo, immobile. Consiglio di fare una doppia legatura qui col sagolino, per avere più
maggiori possibilità di tenuta, che non si sciolga nodi e che sia più rigido. Per quanto riguarda l'allaccio di questi del maschera femmina, praticamente lo indossiamo a zainetto, però non lo indossiamo così, che la parte davanti, qui ci sta la spalla e qui ci sta il braccio. Lo indossiamo così, a croce in avanti, così, ta, e poi quest'altro di qua, ta. Così abbiamo la possibilità che lo schienalino non si muova. Ce l'abbiamo davanti, in un attimo la rallentiamo tutte e due, così è in sicurezza e va via tutto. Ricordatevi di nastrare tutto, che rimanga tutto fermo, e di fare il secondo passaggio col sagorino. Poi eventualmente vi faccio vedere quando sarà finito come verrà. Questo è uno schienalino economico del peso di 4 kg. Poi possiamo farlo di 2 kg. Possiamo farlo di 3 kg con due piombi da 1 kg l'uno e due piombi più piccoli da mezzo chilo che verranno inseriti in questa posizione qui con lo stesso sistema. Questo si può scorciare facendo passare questo qui nel mezzo e facendo il primo nodo. Si accorcia già di 3-4 cm e così via. Ecco perché vi dico di tenerlo sempre a un 30 cm, 35 cm. A parte che poi sostituire il sagolino questo dal galleggiante è semplice e molto pratico. Una volta che l'avete indossato deve rimanere tutto deve rimanere perfettamente stabile sulle nostre spalle, non si deve muovere né a destra né a sinistra. E la cosa più importante è che ci sia questo spazio di 7 cm circa tra la nostra colonna vertebrale e i due piombi, in modo che non vada mai a pigiare, a premere sulla colonna vertebrale, perché, come vi ho detto, se ci andate una volta ogni tanto è un conto, se ci andate spesso, in modo particolare, se ci andate spesso diventa un grosso problema, vi fa venire delle infiammazioni alle vertebre. Credo di avervi detto tutto. Una volta che poi avete finito tutto, questi nodi qui vengano spinti tutti, ci viene fatto un altro nodo, in modo che sia più stabile il tutto, e poi viene tirato molto bene. Vi rendete conto subito che avete fatto un oggetto economico, ma perfettamente funzionale. Niente da invidiare con gli altri in commercio. Ciao, spero di essere stato utile.